Eccoci qua, cari lavatricisti, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono in compagnia di lavatrici che... sì, la marca dei lavatricisti, mi sono sbagliato con l'altro utente. E oggi sono qua con la mia Electrolux. Electrolux, attenzione che stacco la videocamera per farvela vedere. Stavolta non è Electrolux Steamcare, ma Electrolux Rex Line Steam Care. Allora, oggi ecco, mi è cascato pure il telefono. Allora, intanto la lavatrice sta con l'oblò aperto, mo adesso chiudo. Sì, aspettate un secondo. Ok, eccoci qua. La lavatrice è stata chiusa e ora, intanto apro il cassetto detersivo perché vado a mettere la candeggina delicata. Allora, impostiamo cotoni eco, lasciamo 60, 2 ore 15, vanno più che bene, però con l'extra di sciacquo no. Ok, lasciamo così, mettiamo 1000 giri e si può avviare. Prendiamo la bottiglia, andando via attacco qui. Si sente la lavatrice? Vaschetta del pre-lavaggio. Ecco, sta caricando l'acqua. Aspetta, non ce la faccio, è una mano sola. Facciamo un tappo. Aspettiamo che arriva quella del lavaggio. Ecco fatto. Inizio lavaggio. Cotone eco. È pienissima. Un po' troppo. È un po' piena. Speriamo che la mia lavatrice ce la fa. Ecco, intanto sta caricando l'acqua. Quando vi posiziono bene. Si sta alzando il livello, si sta alzando il livello, metto un bello seduto. È così. E ogni tanto fa così. Forse è il caricamento dell'acqua, senti, boh. No. Si sta alzando il livello adesso. Non so se si vede. Mo fa il rilevamento del carico, come fa sempre, come fa Electrolux, gira per pochi secondi in senso orario e antiorario
il cestello per regolare bene il carico, giusto? Oh, mannaggia, è intruppato. Eccolo, si sta alzando. La stagione delle lavatrici a settembre. Ah, la Zob, l'Ariston, la Electrolux, la Indesit, sì. Si sta alzando. Piano piano. Livello semi alto. Vabbè, dai, oh, è buono. Il lavaggio perfetto. Grazie.
quanto è rilassante, eh? Vedere la lava in funzione. Ma va? Eccoci qua al lavaggio principale. E ora sta scaldando l'acqua. Sta sui 35. Dai, ho intruppato il lavandino. Ho intruppato il lavello del lavandino. Si è aperta l'acqua. Sta sui 35 gradi. 40 gradi. Partecipare al video? Se sto registrando, secondo te? Certo. Ecco qua, sta sui 40 gradi adesso. Aspetta, ti sposto bene. Sì, io per le lenzuola e sta roba qua uso 60. Perché non posso usarli. Beh, l'acqua è un pochettino sporchetta, Scaricando il nero. eh. Vabbè, non è normale. È normale. Va bene, siamo sui 54 minuti di tempo perché me la... Allora, io l'ho fatta a 2 ore e 15, me l'ha scalato di 2 ore, poi appena finito me l'ha fatta di 1 ora e 18 di lavaggio. Ora stiamo sui 54 minuti, ancora a lavare. 94. 54. È sul cotone eco, eh. Programma cotoni l'ho fatto. Mo' devo fare il cotone eco, no? Che cosa? Il cotone eco 60, il cotone eco, il cotone 60 l'ho fatto. Che cosa? Il che ne so io? No. Che ne so? Nemmeno io, anzi non me lo so nemmeno. Mi sa di no, mi sa di no, non l'hai fatto. Slim, guarda. Quella che ho visto io su a MediaWorld, la Indesit da 1 a 4 kg, è quella che voglio prendermi. È piccolissima. Porta un cestello piccolino. Così è la beco della mia amica, è così. Questa è 4 kg, quella che la tua amica è 5 kg. 5 kg è un po' più larga. 4 kg è stretta. Aspettate che vado a prendere la torcia. Una Polar, beh.
perché ti sembra strano vederla una? Ti fa impressione? Sì, con 3 tassi non l'ho vista mai. Qua sta in Russia questa lavatrice, è vecchia. Una lavatrice russa. Una lavatrice tedesca, diciamo, che là stanno le lavatrici così. Vabbè, questa è la Rex. Questa è LG. Questa è un'altra LG della serie nuova. Quella serie nuova. Niente, ho deciso di abbandonare le attività scout. Ah, ok. Al pernottamento non ci vengo, no. Scarico dell'acqua di fine lavaggio. Forse centrifuga, eh? Boh. La mia la fa la centrifuga ed è così che le fa le lavatrici, la deve fare la centrifuga. Se metto l'extra di sciacquo non me la fa. Allora, se non metto l'extra di sciacquo lo fa. Se glielo metto la salta e fa direttamente a quelle di risciacquo le centrifughe intermedie. Lo sai che non è buono, vero Manuel? Che cosa? Che non fa la centrifuga. E che poi da me so io che l'ho progettata, boh. Tu fai domande, l'ho progettata io. Chiedere all'Electrolux perché non gliela fa fare. Devo trovare il numero dell'Electrolux, poi ci parlo io. Ah, ora novità! A Ettore non ci piace più Electrolux, non ci piace più. Mi hai solo Perché? Guarda com'è, questo è il buongiorno. Oh, ci sei Manuel? Sì. Questo è il buongiorno di mia zia che dura un secondo. Uno. Bento vuol dire bello. Non so se lo sapevi, comunque te l'ho detto. Ok, mo adesso comincio a fare rotazioni. Vediamo se non è una. Anch'io, oh, comunque anch'io l'ho finito. Sì, mi sono pure io stufato di qualcosa. Tranquillo, ho un altro ava color rosa. Non ho ancora finito con l'ava. Aiuto. Oh oh. Io l'ho detto che le lenzuola si appallottolano sempre. La mia parte, lo sai, vero? Anche se sbilanciata parte.
No, ma il bello è che pure lei lo fa come la tua, cioè se non tenta per due volte, si ferma, va direttamente nei risciacqui, non gliela fa fare. Tipo, se parte sbilanciata per ben due volte, si ferma completamente e va nei risciacqui. Se parte sempre sbilanciata per due volte. No, lo fa. Non Signora, si... ho un messaggio di mia zia, vediamo cosa ha detto. Hai visto Danilo che ha WhatsApp? Non ha messo numero. Dicelo. Ci deve arrivare il telefono, capito? Ancora. Ah. Che la stanno sistemando, praticamente, la sua amica ce la sta sistemando. Ecco qua, primo spunto. Vedi, mo guarda, mo si ferma. Ah. Mo si dovrebbe fermare perché mo è partita sbilanciata. Ah no, guarda che Bello antisbilanciamento, eh? Antisbilanciamento del cazzo proprio. soldi. Zitto, non dire parolacce. E siamo in video. Ma va? Ma potresti cancellare sta parte? Ma va, lo devo tagliare. Una metà, che sennò mi diventa Sorry. troppo. No, se poi no, vabbè, una parte la devo tagliare perché certe cose diventa troppo lungo. Certe parti le devo Scusa, tagliare. non lo sapevo. Ah no, sai perché continua a girare? Perché per lei, anche se parte sbilanciata, per lei è comunque perfetta. Anche se parte estremamente proprio pesante, non parte. Lei per così va più che bene, per lei va più che bene questo sbilanciamento, perché tanto non tocca, diciamo che non gli dice che non mi tocca né le strutture da laterale né la scheda, che lei va a toccare la scheda madre che ce l'ha sopra. Vedi, per lei così va più che bene. Anzi, meglio se parte sbilanciata, perché almeno così non fa tante volte si ferma e riparte, si ferma e Ah, riparte. ma fammi capire una cosa, ma la mia ce l'ha l'antisbilanciamento? In centrifuga sì. Come Ah. vedi tu, due volte in centrifuga, se tenta due volte lo sbilanciamento si ferma. Perché dice che è troppo sbilanciata, non ci riesco a farla a strizzare. No, io la preferisco che parte sbilanciata, almeno non fa quei tentativi, sempre quei tentativi e si ferma e riparte, e si ferma e riparte, e poi non la fa più. Quindi preferisco questa che è meglio. Ma perché cioè come fa la mia non ti piace che fa le rotazioni solo due, se due una massimo su questa parte? Diciamo che preferisco una lavatrice, ad esempio Beko, che continua a girare, che ci mette meno tempo, piuttosto che fare quei tentativi, sempre fare quei tentativi soliti, soliti. Poi parte sempre con i primi spunti, secondi e poi t'annoia. Quindi come la mia la vorresti, tipo? Tipo vorrei come la Beko che continua a girare anche se parte così sparata. Anche se parte sparata. No, per me Beko dà soddisfazioni, cioè fa rotazioni molto molto veloci, puoi anche fare sul programma Express, puoi fare anche 60 gradi, anche se ti aggiunge un'ora in più, ma per me è buona pure. Perché almeno se non c'è meno tempo, però devi fare i bianchi a 60, basta che metti Express a 60 gradi e te la metti e la lavi completamente con rapido, come se fosse un rapido a 60. E ci arriva a 60 gradi. Non lo so, lo sai? Cioè, mia nonna ce l'ha sta lavatrice, però non l'ha mai usata i programmi Express. Meglio. Ti dico che usa solo cotone sui bianchi, sintetici sui colori. Non ha mai usato lana, lo usa soltanto per le coperte. E copriletti non lo so se li porta alla lavanderia perché quella è piccolina. Cioè, c'ha il cestello piccolo. Mo fa le rotazioni per i risciacqui perché mo adesso ha scalato. Adesso è andata sui risciacqui. Mo dovrebbe caricare sul candeggiante come primo risciacquo.
livello è medio-alto? Non si sa, non lo so, mo sta ancora a scaricare, fa le rotazioni, vedi, fa così. Allora, a me, guarda, a me mi pare che farà il livello alto, sai? Mo vediamo come si comporta. Perché è un carico bello consistente, sto vedendo. Mo carica l'acqua. Ecco. Comunque, Manu, scusa per prima, No, tranquillo. So che dicono che fa schifo queste marche così, Electrolux, perché non. Ma io la preferisco così, che parte sbilanciata, almeno non fa quei tentativi ogni solito, che se sente che è troppo pesante si blocca e fa le rotazioni. O la devi sistemare, apri la porta, sistema per farla girare. Preferisco così. Anzi, è molto meglio. Sai che quella, pure quella di mia zia lo fa? Questo tipo di sistema? In centrifuga? l'Alex sì, anche con l'antischiuma si ferma e fa rotazioni, si ferma e fa rotazioni. Dai, allora diciamo che mi ricordo mia zia stava lavando la roba bianca, sempre sui 500 giri, cotone, extra risciacquo, antimacchia e sempre 60 gradi. Mi ricordo che stava in centrifuga, c'aveva le lenzuola appallottolate, tutta roba appiccicata, allora si muoveva, fa come la Candy, come la tua Candy che gira a 100 giri e poi si ferma. A un certo punto ha sentito che era pesante, quando si muoveva la gomma si è fermata e ha fatto partire le rotazioni. Sì, perché lei ha convinto perché partiva a sbilanciare. Vabbè, quella pure cammina, non te dico. E ora che sta a fare? Caricamento dell'acqua? Sì, sta a caricare l'acqua nello scomparto del candeggiante. Dove è arrivato il livello? Vedi, Romano, dove è arrivato? Non lo so, ancora sta a caricare, mo sento l'acqua che sbatte. Che questa ci mette, nel candeggiante ci mette tempo. Perché è una vaschetta piccola. Cioè una vaschetta piccola e ci mette più tempo a caricare. Ma aspetta, nel video ci metti wash day? Come ci metti? Non lo so, lavaggio normale. Wash day, due punti, Electrolux, Steam Care, lavaggio cotoni Eco60. Ti vorrei chiedere una cosa, ma forse chiedo troppo. Lascerò sempre il link in descrizione del canale di Marcello, il canale tuo. Ah, questo è. Ma siccome l'altra volta te lo sei dimenticato, che mi hai detto che mettevi il link in descrizione e poi te lo sei Me ne dimenticato. dimentico io dopo un po', dico che dovevo fare, poi basta, finito. Vabbè, lo puoi modificare il video anche se te lo dimentichi, eh? Anzi, sai che faccio mo? Allora, la descrizione la lascerò vuota quando carica. Appena che ha finito di caricare, faccio modifica. Metto il link in descrizione, quello tuo e quello di Marcello, e poi comincio a scrivere perché noto che quando scrivo nella descrizione ci mette tempo a caricare il video. Ah sì? Notato, ci mette tantissimo tempo a caricare. Io Perché lo nel video consente anche la descrizione, i tag, la immagine, perché ci mette tempo, capi? Perché la deve elaborare sia. Ah, finito? Ha finito. No, vabbè, ma si sente l'acqua. L'importante è che sciacqua sti cavoli. A meno che se me l'ha fatto basso non fa niente, perché già il primo risciacquo fa sempre così. Nel primo Speriamo risciacquo è di sempre così, perché ti ripeto, è lento, nel candeggiante è una vaschetta come l'ammorbidente, ci mette più tempo a caricare. Capito? Si è fermata a un certo punto. no, nella mia ci mette poco tempo per l'ammorbidente, proprio là è più forte la pressione. Infatti c'è l'acqua nella vaschetta. Dovete ci mette più tempo perché c'ha il soffietto come dell'ammorbidente. Intanto sto ancora a registrare, guarda, a quanti minuti sto? Cioè, a quanti minuti? 12 minuti che sto registrando. Vabbè, poi faccio appena che scarica l'acqua, stoppo e riprendo. Che sennò poi mi dura, che già mi devo comprare una memoria da 32 GB, che questa è massimo che mi può dare, cioè massimo che mi può mettere di memoria. Poi ci ho messo quella da 16, ma mi devo comprare quella da 32.
Almeno sono al sicuro. Il bello è che non si vede il Tu ci devi livello. ancora fare colazione, se tu aspetti un attimo io dovrei andare in cucina a prendere la colazione. Vai, vai. Tanto sta a fa ancora. Non lo so che sono così stronzo. Tranquillo. Ah, vabbè, anche se scarso il livello non fa niente. Guarda, a me l'importante è che non me ne fotte proprio niente del livello. Cioè, non mi interessa del livello, a me mi interessa solo che fa quello che deve fare. Aspettate un attimo che levo il volume, scusate per i suoni. Mettiamo silenzioso. Poi ci vediamo la centrifuga intermedia. Scarico dell'acqua e centrifuga intermedia del primo risciacquo. Centrifuga del primo risciacquo. È un po' basso di velocità, non dovrebbe alzare? Aspetta. Sbilanciata. Ecco. No, ma si ferma, perché lo noto già subito, vedi? Mo si dovrebbe fermare, perché mo nota che il peso è troppo pesante. Anzi, mo, guarda che fa, eh. Appena sente che tocca qualcosa. Porca! Guarda dove sei andata! Hai visto? Se n'è accorta! Se n'è accorta perché quando tocca, perché io noto che quando tocca qualcosa si ferma immediatamente. Perché capisce che è troppo pesante. Ma sbaglio o si è spostato? Ho visto male io. Allora ti dico che questa lavatrice porta un cementino piccolino, porta un contrappeso in cemento piccolo. È un contrappeso, un cemento grande che sta al pannello frontale della lavatrice. Purtroppo il cementino è troppo piccolo e non riesce a stare ferma sullo suo stesso punto e quindi cammina. E che porta un cemento piccolo. Un contrappeso in cemento troppo piccolo. Guarda, mo ricomincia. Non ce la fa proprio! E si risposta. Ah, ma proprio. Uè, che furba! Che furba! Ha deciso di non fermarsi! Oddio! Non mi è mai capitato, cioè, di solito fa così, ma si dovrebbe fermare a un certo punto. Fai il video, Manu! E sta già registrando. Guarda, dove è andata a finire? In mezzo per il bagno! Che tragedia, madonna. Ma come cazzo? Cioè, una cosa, cioè, mi chiedo, io ho aperto una volta la struttura di sopra della lavatrice. Ma un cemento un po' più grande, non ce la potevano mettere. Porca Wow. puttana.
Ti giuro non mi è mai capitato che succedeva. Poi lo vedo il video, poi se ci riesco lo vedo la parte dove cammino. Queste sono le lenzuola purtroppo che si appallottolano, non è colpa sua. Sbaglio è la... no, è la tovaglia. Sì, quella che vedi in mezzo è la tovaglia. Comunque l'adoro sta lavatrice, perché almeno non si ferma per una marea di volte. Fa come va, beh. Oddio! I cassetti si sono aperti! I cassetti si sono aperti! Vediamo. Vedi, i cassetti sono aperti. Ah, guarda dove stiamo. Si è spostata per di qua. Vedi? C'è un buco. C'è la fessura. Si muove tutto. Ah, si muove tutto. Ah, già diciamo. Io me lo chiedi a me, perché sai perché? Perché tu c'hai il contrappeso in cemento più grande e quindi non cammina, anche se noi la mia è piccola, la mia ce l'ha piccola e cammina. Ma ascolta, è gigantesco quel cemento, quando lo mette Perché il contrappeso in cemento superiore aiuta la lavatrice a non muoversi dal suo punto. Questa purtroppo porta un cemento piccolo al superiore, sta a destra attaccato. Purtroppo non riesce a controllare il suo movimento, quindi crea questi spostamenti in bagno, quindi si sposta. capito? Si è fatta l'aria! Si è fatta l'aria al vetro! Mo la sposta. Andiamo. Si vede? No, si ferma da sola. No, Ah, io vedo, mo la spengo. no, no, no. Si leva l'aria. Guarda come si fa, semplice, semplice. È leggera. È leggera come una piuma. Ok, mi sa che questo sarà l'ultimo risciacquo, credo, aspetta. Sì, l'ultimo risciacquo. Ne ha fatti due risciacqui? Sì, perché... Allora, ripeto, mi ha fatto 2 ore e 15. Il cotone Eco 60 dura 2 ore e 15. Me l'ha scalato di 1 ora e 18 o di 1 ora e 12. Allora, 2 ore e 12 me l'ha scalato, ancora risceso e me l'ha fatto di 1 ora e 18. Quindi, sì, me l'ha scalato di 1 ora e 18 il tempo reale. Real E siamo arrivati all'ultimo risciacquo. Sì, purtroppo mi fa 2 risciacqui. Se scende di qualche ora in meno, ti fa 2 risciacqui. Se alza tipo di 1 ora e 35 con l'extra risciacco, te ne fa 4. Perché ci aggiungi l'extra risciacquo, ne fa 4. Madrid. Sì, ma mi pare strano perché c'è impostato tutto. Questa c'ha il... Vabbè, come tu sai, questa c'ha il tappaggi mod. Questa è allora l'Electrolux per vedere il quanto è carica la lavatrice, diciamo, se tu per sbaglio, che ne so, metti cotone normale, vabbè, stai a fare i bianchi, li fai a 90, ti do un esempio, te li fa e tu per sbaglio al posto di far scendere il tempo la lasci così come è per sbaglio. Cosa fa la lavatrice quando carica l'acqua? Fa poche rotazioni a destra e a sinistra del cestello, appena si ferma proprio completamente,
il display comparirà l'ora esatta in cui deve terminare il lavaggio. Ha un KG mode sul cellulare, come così ce l'ha. Diciamo che sia Candy, Over, queste cose qua, LG hanno il coso, no, che gira sul display, gira quelle freccettine là sul display che come si vede fa così e fa così, cioè gira il coso. Questa è diversa. Gira il cestello a destra e a sinistra per vedere la capacità, quanta roba c'è dentro. Caricando ancora acqua? Ho sentito che ha caricato ancora acqua, sì. Mo' ha smesso. Sì, ha smesso. Perché c'è un capello? Livello? Perché c'era un capello? Livello? Scarso, vabbè, non fa niente. No, ma si sente l'acqua tanto. No, ma... Okay. Ah, mi è caduto un po' di ammorbidente sulla cosa, sul copilavatrice, ma sti cavoli. Profuma. Ma anche a te succede certe volte che praticamente ti fai il livello basso, anche a te succede? sì, eh. Vabbè, a parte che sul Cotone Eco è quello che risparmia, quindi io non posso dire niente su sto fatto, perché questa risparmia. Ma tu l'hai vista a me nell'ego come fa? No, no, no comment. Vabbè, perché tu c'hai tradizionalmente Cotone 60 e Eco 60, tu ce l'hai proprio programmato. La mia ce ne ha due di cotoni, cotone normale e cotone normale eco. Cotone eco. La tua è proprio così. Proprio, ce l'ha proprio cotone eco normale. O cotone eco e cotone eco 40. Tu ce l'hai proprio così. Se Ah, ok. Quando lo no, carichi sai poi? che... Sai una cosa, quando ti si romperà questa qua, comprati la Candy Smart Touch, che ha due programmi, cotone normale e cotone normale eco. Ascolta, io voglio una lavatrice con l'opzione più acqua, perché quella non ce la faccio Ad proprio a... esempio, Emanuele Dinano c'era, cioè, se vai sulle opzioni, c'ha igiene, acqua più e stiro facile. Ce l'ha sul display. No, ti stai sbagliando, lui ha tre opzioni, Te però l'ho l'acqua detto. più lo puoi programmare via wifi, via smart touch, con il telefono puoi programmare l'acqua più. No, anche programma da normale, anche se metti con la manopola funziona. Mica solo col telefono. Risulta. Diciamo allora la Candy Smart Touch, se usi il telefono te lo imposta da solo a quanti gradi, a quanti giri devi fare. Allora, ad esempio, ho la Candy Smart Touch, ad esempio. Voglio fare la roba da lenzuola, voglio lavare lenzuola, però la manopola non c'è. Sul display invece sul telefono sì. Allora metto lenzuola, programma lenzuola, ti metterà in elenco, ti metterà la temperatura, i giri e quanti minuti ci mette. Purtroppo mi serve le opzioni, non so se te li mette, se mi se te li fa mettere le opzioni sul telefono. Poi una volta che hai fatto premi ok. Poi ti dice, allora mettiti davanti con il telefono sul coso dello smart touch. Appena lo metti, ti si programma automaticamente da sola. Se vedi è Norrens, non so se lo conosce Norrens, quella con la Candy Ah, aspetta, quello che fa è Rose, The Washing Channel. Bianca. Lui c'ha la Candy Smart Touch, vedi come l'ha usato. Fa tipo così, ti dà un messaggio il telefono. Dice poggia il telefono sul coso dello smart touch, si spegnerà il display e si accenderà con quello che è impostato nel telefono direttamente e si avvia. Ah, Si avvia da sembra una solo, avanzata. diciamo che si avvia automaticamente da sola col telefono, non devi cliccare niente, fa tutto da solo. Utile, Poi mi sa che ti dirà pure quanti minuti ti mette. Mo vediamo. Che non lo so perché io l'ho visti certi video, ma proprio video in generale
proprio vista dal vivo non l'ho mai vista come funziona. Vabbè, mo mi fermo qui perché è lungo il lavaggio. Riusciamo Il Lenore è meglio, guarda, il Lenore è meglio. scarico dell'acqua e centrifuga finale a 1000 giri. Per le lenzuola è meglio 1000. 1200 d'inverno. Santa miseria. Non è possibile. Ogni volta. Queste sono Endemoniata. le Endemoniata. lenzuola. E le lenzuola sono. Questa volta We non è. are the champions. No, ma se ne accorge dopo un po'. Perché lo capisce dal movimento del cestello, dal movimento che lei fa, capisce che è troppo pesante, non ce la fa. Ah, ma non aspetta, fai come Marcello che dondola ogni volta, dondola, dondola. No, no. Io facevo una volta, io mi ricordo, facevo i video con il telefono in mano e dava un fastidio perché dopo un po' ti facevano male. Quindi mi sono. Ogni tanto mi creavo cose per fermare il telefono quando registravo perché mi faceva malissimo. Niente. Oh oh. Dovrebbe fermare? Aumenta 400 400 di 400 giri. Da, diciamo sui 350, dai. No, aspetta. Questo è 400, 400 giri. Allora ti dico solo una cosa, se metti 400 giri ti fa 350 e poi aumenta a 400. Massimo. Diciamo quella di mia zia fa 450 e poi 500. No, ma poi quando ti ripeto, quando c'è l'occasione, poi quando mi devono comprare un nuovo cuscino, perché il mio sono due cuscini uniti, praticamente. Perché sono al basso e non mi piace. Hai capito? Sì, ho capito, ho capito. Deve soltanto centrifugare a 1000 giri e si asciuga veloce. Io mo le lenzuola le faccio a 1000, 1200. Partita leggera. Leggera un po' schizzata. Vabbè, partita leggera. Io 800, poi se è invernale 1000, a 1000. No, allora. Tutte le lenzuola invernali estive 1000-1200. Piumoni, vabbè, mi dà solo 800 giri, ma va più che bene. Aspetta un Ok, sta partendo. Intanto, infatti, io la vedo nello specchio. Ah, Chris, ti vedo che stai salutando. Mi stai dando un bacio, grazie. Uè, che sono quelle parole? Che è quel dito? Levano. Vale, maleducato. Cosa saluti? Cosa balli? Ecco, bravo. Te lo ricordi? 800. Guarda, te Ah, devo fare vedere una cosa, aspetta un attimo, stai qua. 800, 1000.
dire. Guarda sto copione. Mo arriva a 1000. 1000 giri. Figurati te, io ho anche il portacenere così. Io no. Una cosa che mi hai copiato è soltanto il piatto. 1000 giri. Ecco a te i 1000 giri. Che non sono reali. In realtà sono reali i 1000 giri qua. Solo i 1200 non sono reali. Allora ti dico, chi ha la lavatrice a 1000 giri è 900. Chi ha la lavatrice da 1200 invece è 1100. Questa invece ci arriva a 1000. Solo che chi c'ha 1200 non ci arriva. Nemmeno a 1000, chi c'ha 1000, chi c'ha 800. Mi sa che sta prendendo il trafogo lì il computer a fuoco, ci sta, c'è una botte di bruciato. Buono? Che stanno arrosti? Il microchip? È caldo caldo. È caldo caldo, è arrivato a 60 gradi? Sta trapanando. Comprati quei ventilatori che raffreddano il computer. E che sotto questi ventilatori? Allora c'è. Allora sono apposta per i portatili, chi ha problemi sul riscaldamento. Sono dei ventilatori che si mettono sotto al computer, si attaccano al USB e fare in modo che il portatile non si surriscaldi, e questo ventilatore rimarrà acceso e praticamente raffredda il computer. Ma ti ringrazio, ma il coso non si surriscalda il ventilatore dopo un po'? No, lui tira aria fredda, lui caccia aria fredda, non si surriscalda la parte sopra. Ecco come condiziona. Ah, una novità, Manu, veramente, te lo sto dicendo veramente. Mia mamma ieri mi ha detto: se vuoi, a settembre possiamo andare per un giorno e mezzo in una casa a mare. Dove c'è la lavatrice, climatizzatore, wifi. Che lavatrice c'ha? Che lavatrice avete? Allora, praticamente, innanzitutto gli ho detto: ma si può usare la lavatrice per un giorno e mezzo? Dice mia mamma: che cosa possiamo sporcare mai? Sono le tovaglie da mare, poi le potremmo lavare a casa. Però gli ho detto: se andando i pezzi, vorrei che portiamo il detersivo e l'ammorbidente. E qua perché un po' colore non si sa mai. Allora, è un po' modernizzatola, quindi penso che c'hanno una lavatrice, ci hanno speso un sacco di soldi, in queste strutture qua. E quindi sarà che hanno una lavatrice extra moderna. Quindi, boh, una over, non si sa che la marca è. No, io so praticamente, solo che questa amica di mia mamma non ci fa pagare. Cioè, agli altri la fa pagare anche per un giorno e mezzo, 90 e 100 euro per entrare in casa. Ah, 1000 giri. Quindi sarebbe bello. Comunque, vediamo. Io ho detto, io ci devo riprendere. Poi te lo farò sapere se ci vengono. 1000 giri. Comunque, poi vediamo se posso usarla io, la lavatrice. Vediamo. Ma non si sa che lavatrice ha? No, è una villa, ti dico solo una villa, che ci sono tante stanze, no? E ci sono tante persone. E questo praticamente chi l'ha fatto, no? Che non lo conosco, ma che anche io lo conosco, vedi? Mi ama, non lo conosco. C'è uno che si occupa della lavanderia e della cucina. Lui fa il caldo e la cucina. Posso aiutare a fare il lavandaio e a lavare le altre cose degli altri, ma oltre le nostre. Però potrei niente. In una villa sola c'è una lavatrice. Non so se ce n'è altre, però non so se è l'asciugatrice, non lo so.
Vabbè. Però secondo te, in questa villa, per caso te l'accendono loro il climatizzatore oppure... Nel senso... Aspetta, nel senso nelle case così, tipo palazzo. Allora, questa è una villa, no, te l'ho detto, sono tante stanze e poi in una stanza ci staremo noi. Ah, in una mi sa l'accenderesti tu. Infatti perché io lo regolo praticamente, siccome se loro lo regolano troppo basso, poi lo voglio spegnere di notte, come faccio? Ci dici dove sta il telecomando? Ci dici il telecomando se lo può prestare per se in dal caso la notte la volete spegnere. Ecco. Io mi ricordo tanto tempo fa, mamma una volta ci aveva ospitati un'amica di mamma, c'aveva una casa grandissima, aveva due lavatrici in due bagni, al piano di sotto c'era una Ariston Margherita, quella vecchia antica, sopra il piano sopra il bagno invece c'era Nardo, tutta nuova, già elettronica. Senti che rumore che fa? Sì, questo è il ventilatore. Sto portando la testa, ora poi smetti dopo un po'. Ha finito. Fine programma. Allora, adesso ci spostiamo e ci mettiamo qua. Eccoci qua lo svuotamento. Come dicevo, lenzuolo. No, questo è un corbiletto che assomiglia al lenzuolo. Tovaglia, copricuscino, che in questo caso non tranquillo, non gli è successo niente, me l'ha detto mamma sta cosa, che si può mettere insieme ai piani, tranquillo. Stropicciati. Non fa niente, tanto non si stirano. Questi non li stiro, ad esempio. Un altro copriletto. Lenzuolo bianco. Io faccio fare questo. Un asciugamano. Un altro asciugamano. Un altro lenzuolo. Misurino. C'è qualcos'altro? Spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi al mio canale e lascio il link in descrizione del canale di Lavatrici che Passione e di La Barca dei Lavatricisti. Ciao, ciao a tutti, alla prossima!